Amici di Sportland, buonasera dal centro sportivo Baggio II, in scena la quarta giornata del girone A della Coppa Primavera Milano, Open Calcio a 7, fronte Crem FC contro Impronta Birraia. Vediamo chi avrà la meglio. Parti subito con la conclusione in porta e la risposta attenta del portiere. Qui grande partenza, attenzione, il servizio per il destro tentato dal numero 11 Cito. Servizio per Alessio Gloppini che mette dentro il destro, la grande risposta di Silvestri in calcio d'angolo. Intanto Galoppini, grande giocata a sinistro, palla fuori di pochissimo. Poi il bel aggancio in area di rigore, va giù e per l'arbitro è calcio di rigore. La notte che non sbaglia, spiazza il portiere e porta in vantaggio Crem FC. Tanta attenzione nel contropiede con la notte. La notte va in porta col destro, c'è la grandissima risposta da parte di Colucci. Attenzione, Roraccio, Galoppini, destro ed è il pareggio, bellissimo con questo destro secco. Attenzione ancora Alessio Galoppini, destro, c'è la grande risposta in calcio d'angolo di Silvestri. Attenzione, grande pallone del compagno di Giovanella che piazza in porta col sinistro, il miracolo e poi il destro in rete, 2-1 di Impronta Birraia. Attenzione, il sinistro e il pareggio di Capitano Prandi che di sinistro mette dentro. Qui rovesciata, palla alta di pochissimo, gesto tecnico però bellissimo. Galoppini in porta, la palla toccata da Silvestri va in calcio d'angolo. Il colpo di testa dentro e c'è il miracolo del portiere. Finisce così, finisce 1-1 tra Crem FC e Impronta Birraia che salgono entrambe a quota 7 punti in classifica. Allora, siamo qua in compagnia di Alessio Galoppini di Impronta Birraia. Oggi partita tosta, combattuta, avversario di valore, infatti siete appaiati in classifica. Come l'hai vista? Ma partita molto difficile, tantissimi falli, forse troppi. Campo molto piccolo, si fa fatica a giocare, quindi molto sui episodi, ci è andata male 2-3 volte, giusto il pari alla fine, se non segni è giusto. Esatto, voi però siete un gruppo compatto, unito, e comunque immagino l'obiettivo sia quello di andare avanti il più possibile. Sì, certo, l'obiettivo è qualificarci, quello sicuramente, però sappiamo che ogni partita è così, dobbiamo lottarle tutte e sperare di vincere. Perfetto, complimenti e alla prossima. Grazie. Ciao.